Sentiamo oggi, finalmente possiamo dire, il tecnico, nuovo tecnico del CSMFC, Francesco Modesto. Do subito la parola al presidente Patrignani, poi toccherà ad Alfio Pelliccioni e poi diamo spazio alle domande. Visto che è la prima occasione di incontro del mister con tutti voi, vi chiedo di presentarvi con nome e cognome e con la testata, così cominciamo a familiarizzare. Grazie. Bene, buongiorno a tutti. Vorrei iniziare con la scritta che ha fatto il nostro Dionigi I Sam Glad, cioè quindi siamo di nuovo qua, siamo fra i professionisti, anche quest'anno stiamo allestendo una squadra, credo, che sarà competitiva. E oggi è un piacere qui presentare il nuovo mister, ho avuto modo di conoscerlo, noi naturalmente ad Alfio avevamo dato alcune linee guida, sempre sul mister, e le linee guida erano che abbiamo bisogno di un allenatore che sia in grado di far crescere anche qualche giovane, perché Cesena ne ha sicuramente bisogno, e di poter avere anche la possibilità di avere che possa essere anche un divertimento venire alla partita, cioè quindi la squadra deve essere una squadra che deve anche divertire il pubblico, perché quando si viene allo stadio si viene per divertire, quindi vogliamo avere un gioco. Sacchi diceva vincere, convincere e divertire. Adesso è chiaro che il risultato è importantissimo a qualsiasi livello, anche per noi, però avremo anche piacere appunto di poter venire a vedere delle belle partite, perché credo che Cesena sia una piazza che merita anche delle belle partite. Quindi la scelta è caduta su Francesco Modesto, e questo io ho avuto modo di conoscerlo già dalle prime battute. L'impressione che ho avuto è di avere di fronte una persona con le idee chiare, una persona determinata, grintosa, che è quello che sono convinto che farà bene a Cesena. Quindi non mi voglio portare via quel tempo, lascio la parola a Carlo Pelliccioni, che comunque l'ha scelto, e a lui gli lascio la parola. Grazie. Buongiorno. Che dobbiamo dire? Si ricomincia. Prendiamo un pavimento. Allora, intanto volevo fare una premessa. Sicuramente avete visto già l'evoluzione sul piano tecnico, e lì anche lì è stata una scelta ponderata, nel senso che se non aveva magari il mister Angelini, molti della squadra dell'anno scorso probabilmente sarebbero rimasti. Fatto un cambio, abbiamo fatto un preferito per un cambio radicale, e secondo le indicazioni che ho avuto dalla società, ho puntato su un allenatore giovane che comunque io già seguivo, perché ho avuto già allenatori di questo tipo di gioco che fa Mister Modesto. E allora tramite lui abbiamo detto partiamo da una persona giovane, con una squadra giovane, prevalentemente giovane insomma, e puntiamo su un allenatore che è ambizioso, che vuole arrivare e sicuramente ci farà divertire.